La pace dei santi sia con voi. Il 28 marzo 2015 la Chiesa Ambrosiana celebra il sabato in tradizione simboli. Il 28 marzo la Chiesa celebra la memoria di San Giuseppe Sebastiano Pelczar, vescovo. Giuseppe Sebastiano fu allo stesso tempo uomo di alta cultura e vescovo, attento ai bisogni del popolo polacco. Era nato nel 1842 in un paesino ai piedi dei Carpazi. Fu ordinato sacerdote a Przemysl, diocesi di cui sarebbe divenuto vescovo nel 1900. Studiò a Roma tra il 1866 e il 1868. E tornato in patria, fu professore per 22 anni al seminario, docente universitario a Cracovia e rettore. Si impegnò nella Società di San Vincenzo de Paoli e nella Società dell'Educazione Popolare, che diffondeva decine di migliaia di libri tra le persone e istituiva biblioteche a centinaia. Nel 1891 fondò la Confraternita della Santissima Vergine Regina della Polonia. Infine, nel 1894 diede vita alla Congregazione delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù. Nominato vescovo, nonostante la malferma salute, si prodigò nelle opere sociali, sulla spinta del magistero del Papa Leone XIII, asili, mense e ricoveri per i poveri e senza tetto, avviamento professionale delle ragazze, insegnamento gratuito per i ragazzi meno abbienti. Morì nel 1924. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Giuseppe Sebastiano ed auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Domenica 29 marzo 2015 prende avvio la Settimana Santa o Settimana Autentica. E da oggi iniziamo una nuova rubrica religiosa, nella quale, quest'anno, cercheremo di conoscere meglio i riti, i gesti, le tradizioni dei giorni della Santa Settimana Autentica nel rito ambrosiano. Troviamo all'interno della splendida cappella della Casa Incontri Cristiani dei Padri Deoniani, che si trova a Capiago in Timiano, in provincia di Como. Circondati da questi splendidi mosaici, opere di padre Marco Ivan Rupnik, e ringraziando di cuore i Padri Deoniani per la loro ospitalità, quest'anno cercheremo di conoscere meglio la tradizione liturgica ambrosiana della Settimana Santa, che negli antichi documenti è chiamata curiosamente Settimana Autentica, quasi a voler dire che è la vera settimana dell'anno liturgico ambrosiano, la settimana imminente fra tutte le settimane dell'anno, proprio perché in essa il credente è chiamato a ripercorrere il mistero pasquale di Gesù Cristo, che per la nostra salvezza soffre, muore e risorge. Infatti anche la liturgia delle ore ripercorre ogni settimana il mistero pasquale. Per esempio, la compieta del venerdì è tutta incentrata sul mistero della morte e sepoltura del Signore Gesù. La Sacra Liturgia afferma che la Settimana Santa Autentica è il centro e il vertice di tutto l'anno liturgico. Le solenni celebrazioni liturgiche della Settimana Autentica non sono la semplice ripresentazione cronacristica di quanto è avvenuto nella prima Settimana Santa di 2000 anni fa. E non sono neppure il ricordo psicologico e nostalgico di fatti irrimediabilmente congelati nel passato, senza che abbiano attinenza alcuna
con il nostro presente. Attraverso la celebrazione liturgica, infatti, gli avvenimenti commemorati, la passione, la morte, la deposizione nel sepolcro, la discesa agli inferi, la risurrezione del Signore Gesù, si rendono presenti nell'oggi e la loro efficacia salvifica si fa per noi attuale e vera. E così i credenti sono chiamati annualmente a fare esperienza della redenzione, partecipando ai sacramenti che trovano nella Pasqua di Gesù Cristo la loro origine e la loro fonte. Dunque, protagonista unico e assoluto della Santa Settimana Autentica è Cristo Signore, crocifisso e risorto. Ma chi ne celebra la commemorazione liturgica per attingere alle sorgenti della salvezza è la sua Chiesa. Potremmo chiederci da questo punto di vista di quale natura sia il rapporto che lega questi due soggetti, il Signore Gesù e la sua Santa Chiesa, nella prospettiva specifica della Sacra Liturgia che si celebra nei giorni della Settimana Autentica. Si potrebbe dare, a questo proposito, molte risposte, ma forse ve n'è una che in modo particolare può essere considerata la più ricca ed esaustiva dal punto di vista spirituale e liturgica. Il cosiddetto rapporto sponsale. Infatti, per usare un'espressione che da San Paolo attraverserà tutta la tradizione cristiana, Cristo Signore è lo sposo della Chiesa e la Chiesa dunque ne è la sposa. E questo è un tratto peculiare della Settimana Santa Ambrosiana, o meglio, è la prospettiva peculiare secondo la quale la Chiesa Ambrosiana rivive ogni anno nella Sacra Liturgia i fatti della Pasqua di Gesù. Pasqua di Gesù non significa solo risurrezione, ma Pasqua è la sua passione, morte, sepoltura, discesa agli inferi e risurrezione. In effetti, un cronista si accontenterebbe di ripercorrere e ricostruire la cronologia dei fatti capitati a Gesù di Nazaret negli ultimi giorni della sua vita terrena e con ogni probabilità riuscirebbe a fare tanto meglio il proprio mestiere quanto più fosse in grado di offrirci una ricostruzione asettica, imparziale, gelidamente obiettiva di quanto è accaduto. Ma la Sacra Liturgia non è cronaca. Che infatti attraverso la celebrazione liturgica ripercorre le tappe cronologiche di questi giorni cruciali è per l'appunto la Chiesa, cioè la sposa, che rivive con emozione, coinvolgimento e tensione gli ultimi giorni della vita terrena del proprio sposo, Gesù Cristo. È proprio questa prospettiva che permette di interpretare correttamente alcune caratteristiche tipiche della Sacra Liturgia Ambrosiana nel Sacro Triduo di Pasqua. E nel contempo questa stessa prospettiva educa i fedeli a vivere le celebrazioni della Santa Settimana Autentica non come spettatori di una sacra rappresentazione, ma in quanto membra vive della Chiesa, come protagonisti di un dramma che li coinvolge direttamente anche dal punto emotivo. E così, solo per fare una rapida sintesi delle principali celebrazioni del Sacro Triduo di Pasqua, nella celebrazione eucaristica del Giovedì Santo sera, la Chiesa sposa è chiamata a condividere la notte dell'Eucaristia, dell'agonia, del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro, attenta a non farsi coinvolgere nelle tenebre del discepolo infedele, come recita l'orazione dopo la comunione nel rito ambrosiano. Al Venerdì Santo la sposa, la Chiesa, accompagna il suo Signore fino al Calvario, ne contempla la morte salvifica ed entra in una specie di lutto, di stato di vedovanza, facendo l'esperienza bruciante della perdita del proprio sposo. L'assenza della comunione eucaristica in questo giorno, come diceva l'arcivescovo Montini, poi beato Papa Paolo VI, fa percepire ai fedeli in qualche modo la perdita del Dio vivo, rasentando il confine dello spavento e della disperazione.
Ma la Chiesa non è vedova disperata, è sposa fedele e fiduciosa, e infatti, sorretta dalla speranza e dalla parola di Dio, nella veglia di Pasqua ritrova Gesù Cristo Signore risorto e fa esperienza della sua potenza salvifica attraverso i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia. Giustamente, come diceva un antico autore cristiano dei primi secoli, la notte di Pasqua è la notte ninfagoga, la notte che dopo i giorni della passione e del lutto fa rincontrare nella gioia pasquale lo sposo e la sposa. Pur non facendo parte in senso stretto della settimana autentica, l'ultimo sabato di Quaresima già introduce nell'atmosfera della settimana santa. Il colore liturgico, infatti, è già il rosso. Il nome di questo sabato, sabato in tradizione simboli, deriva dal fatto che in questo giorno, sin dai tempi di Sant'Ambrogio, veniva consegnato ai catecumeni il simbolo della fede, cioè il credo. In tradizione simboli, infatti, significa nella trasmissione del simbolo, il simbolo della fede, cioè il credo. Questa consegna avveniva oggi perché i catecumeni potessero imparare a memoria il credo apostolico per recitarlo pubblicamente durante la solenne veglia di Pasqua. La sacra liturgia del sabato in tradizione simboli è totalmente focalizzata sul tema della trasmissione della fede nella Chiesa, processo emblematicamente rappresentato dal rito della consegna del simbolo della fede.